capitale della cultura, 1020 in 365 giorni. Omicidio bruzzese, in tribunale parla la vedova della vittima. Bollette Mercato Libero, Federconsumatori chiarisce i dubbi dei pesaresi. Tombini otturati a Pesaro, via alla maxi pulizia d'autunno. VL si allarga la famiglia del consorzio Pesaro Basket. Eccoci pronti e ben ritrovati al nostro telegiornale. Oggi è mercoledì 11 ottobre e apriamo occupandoci dell'avvicinamento a Pesaro, capitale della cultura 2024, che è stato l'argomento al centro degli Stati Generali del Turismo. Nel nostro primo servizio approfondiamo i primi grandi appuntamenti che sono stati fissati proprio in questa occasione, dal Capodanno alla cerimonia d'apertura con il presidente Mattarella fino al compleanno di Rossini, che coinciderà anche con l'inaugurazione dell'Auditorium Scavolini. Fra i tanti temi analizzati negli Stati Generali del Turismo tenutisi nella sede pesarese di Alpitour, sono state anche svelate le linee guida degli eventi che caratterizzeranno il 2024, anno di Capitale della Cultura, a cominciare dalla sua moltiplicazione territoriale del progetto 50x50 Capitale al Quadrato, che fra Pesaro e l'alternanza dei comuni della provincia produrrà 1000 appuntamenti in 365 giorni inseriti nel filo conduttore La Natura della Cultura. Nell'elenco ufficiale della capitale italiana della cultura, parallela peso di quella settimana. Prendiamo la prima settimana, 22-28 gennaio, dalle foglie. Che cosa succederà? Che un turista che viene a Pesaro in quella settimana avrà un calendario doppio: gli eventi che ci sono a Pesaro in città e gli eventi che ci sono dalle foglie. Quindi voi capite che almeno in ogni settimana noi avremo 14 eventi a settimana. Ed è davvero un'occasione di promozione per tutta la provincia di Pesaro Urbino. Noi avremmo potuto giocarcela in maniera egoistica, era sicuramente meno dispendioso. Più facile, in termini di visibilità politica era la stessa cosa, ma avremmo perso una grande occasione. Ricci ha fatto luce sulla tabella di marcia d'innesco degli eventi di Pesaro Capitale, che avranno uno straordinario propulsore fra Natale e Capodanno. Il periodo natalizio sarà già un periodo di lancio della Capitale della Cultura. Quindi noi cercheremo di far vivere la Capitale della Cultura dentro un Natale, che sarà un Natale speciale. Quest'anno sarà un Capodanno speciale, perché sarà il Capodanno d'avvio della Capitale della Cultura e sarà il Capodanno di Radio 2. Quindi Radio 2, Radio Nazionale, organizza a Pesaro il Capodanno 2024. Come lo organizza? Con il format del Cata Raduno. Tant'è che Vini l'ha già nominato il Cata Capodanno. Quindi lo staff del Cata Raduno, la trasmissione di Caterpillar, organizzerà insieme a noi un Capodanno speciale, alternativo a altri Capodanni, diciamo, più nazionali popolari, diciamo così. Il nostro sarà comunque nazionale popolare, ma più culturale, e quindi abbiamo da subito, lo dico agli operatori, da vendere Capodanno, che fino ad oggi non avevamo. Sarà un grande Capodanno e sarà l'avvio ufficiale, il primo avvio ufficiale della Capitale Italiana della Cultura. Secondo, abbiamo fissato con il presidente Mattarella la data della cerimonia inaugurale, che sarà sabato 20 gennaio. Abbiamo deciso di farla al Vip Frigorena, ma l'idea che abbiamo è che il 20 gennaio è la festa della Capitale della Cultura. Per cui, dalla mattina al pomeriggio per i bambini, alla sera per le famiglie, alla notte per i giovani, sarà una grande festa di avvio ufficiale della Capitale della Cultura. Elemento iconico dei 12 mesi di Pesaro 2024 sarà la sfera che verrà collocata in Piazza del Popolo da fine gennaio. È una grande sfera di 4 metri di diametro, tutta tecnologica, che diventa in qualche modo la nostra icona della Capitale della Cultura. Verrà posizionata in piazza davanti alle poste,
nella parte opposta del comune, e sarà l'icona per tutto l'anno del 2024. Non sarà solo una cosa da vedere, ma sarà una cosa come l'albero della vita che produrrà uno spettacolo audioluci tre volte al giorno. Il primo bimestre di Pesaro 2024 sarà chiuso dal connubio fra una data particolare legata ad una scadenza con qualche rischio. Il 29 di febbraio, che è il compleanno di Rossini, noi vogliamo festeggiare il compleanno di Rossini con l'inaugurazione dell'auditorio di Scavolino e quindi con l'inaugurazione del vecchio palazzo dello sport. Abbiamo fatto un chiudo della situazione con le imprese. Anche in questi giorni i lavori stanno andando avanti, ovviamente c'è da incrociare le dita, però io do la data di inaugurazione in modo tale che da Pozzi a Severini, a Golfanelli, a Gambini, che hanno vinto i lavori fino all'ultimo dei nostri dipendenti, sanno che il 29 di febbraio si inaugura. Vigili del fuoco impegnati ieri sera per sedare due incendi causati da altrettanti cortocircuiti di mezzi di trasporto. Attorno alle 21 ha infatti preso fuoco un autocarro nella corsia nord dell'autostrada, non lontana dal casello di Pesaro. I vigili del fuoco sono intervenuti con un autobotte sedando il rogo che non ha registrato feriti. Sul posto anche la polizia autostradale per regolare il traffico. Un'ora prima i vigili del fuoco di Fano e Urbino erano intervenuti in un terreno agricolo nel comune di Isola del Piano per l'incendio di un trattore che trasportava 100 quintali di balle di paglia. Anche in questo caso il rapido intervento ha permesso di smorzare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Questa mattina al Tribunale di Pesaro c'è stata una nuova udienza relativa al processo per l'omicidio di Marcello Bruzzese, ucciso in pieno centro a Pesaro il giorno di Natale nel 2018. Dopo le condanne all'ergastolo per Francesco Candiloro e Michelangelo Tripodi, prosegue il processo per il 57enne calabrese Rocco Versace, ritenuto il pianificatore del delitto ed accusato di omicidio volontario, aggravato dall'aver agevolato un'organizzazione di stampo mafioso. Oggi nella Corte d'Assise di Pesaro è intervenuta anche la vedova di Bruzzese in collegamento da una località segreta. La donna ha testimoniato come da anni il marito avvertisse la famiglia sui rischi concreti di una vendetta trasversale nei loro confronti, in seguito all'uscita dall'andrangheta del fratello Biagio, diventato collaboratore di giustizia. Timori che si sono materializzati in omicidio 10 anni dopo il loro trasferimento a Pesaro in incognito. Ed ora lasciamo la cronaca e occupiamoci delle bollette di luce e gas che dal 2024 passeranno dal regime di mercato tutelato a quello di mercato libero. Argomento che riscuote l'interesse di tanti pesaresi che ieri si sono ritrovati nell'incontro organizzato da Federconsumatori per far chiarezza su questa materia. Vediamo. Sala riunioni della CGIL gremita martedì pomeriggio in occasione dell'incontro organizzato da Federconsumatori Pesaro Urbino in merito al passaggio dal mercato tutelato al libero mercato previsto il 31 dicembre per quel che riguarda utenze di luce e gas. Tanti pesaresi che in queste settimane hanno infatti ricevuto lettere da parte del proprio gestore che invita a sottoscrivere l'offerta più conveniente sul libero mercato tra quelle disponibili nel proprio pacchetto, pena ritrovarsi a gennaio con un contratto applicato in automatico, presumibilmente con costi più onerosi. Di fronte all'assenza di informazioni in merito, Federconsumatori Pesaro Urbino ha così organizzato un incontro per fare chiarezza su una materia complessa non aiutata da lettere difficili da decifrare. Non succede che venga sospesa l'erogazione della luce e del gas, assolutamente. Ci sarà la continuità di erogazione per tutti. Certamente chi non sceglierà il nuovo gestore sul libero mercato si troverà con un contratto che sicuramente non sarà conveniente, ma questo non vuol dire che ci sia la sospensione. Questo lo vogliamo precisare perché alcuni gestori, diciamo, spregiudicati, soprattutto quelli che fanno il lavoro porta a porta, il lavoro telefonico, stanno contattando i cittadini dicendo loro che se non scelgono entro il 31/12/2023 avranno la sospensione dell'energia. Tutto falso.
Questi sono, ripeto, i più spregiudicati. Ci sono anche gestori più seri che hanno inviato agli utenti la lettera, la comunicazione, spiegando loro cosa accadrà e qual è la proposta che il gestore gli fa per entrare nel libero mercato. Qui va detta una cosa però, che molti gestori stanno proponendo un'offerta con scelta entro il 31 di ottobre, quando, ripeto, la scadenza del mercato tutelato è il 31/12/2023. Quindi non c'è nessuna fretta. Vorremmo tranquillizzare i cittadini su questo. Federconsumatori preparerà a breve anche un vademecum informativo dedicato, ricordando che 4 categorie sono escluse da questo passaggio: gli ultra 75enni, i disabili certificati da legge 104, coloro che beneficiano del bonus sociale energia e chi è stato danneggiato dal sisma e vive in abitazioni provvisorie. A livello economico può comportare un onere maggiore per l'utente, perché oggi il gestore, in vista del passaggio al mercato libero, il gestore propone, fa un'offerta più vantaggiosa, che se non viene colta e l'utente non sceglie, si troverà sì, all'1/1/2024 continuerà a beneficiare dell'erogazione del servizio, ma sicuramente in quasi la totalità dei casi, da quello che abbiamo capito, con un costo maggiore. Ecco, quindi il mercato libero non va demonizzato, perché dobbiamo ricordarci, ad esempio, che quando c'è stata la crisi energetica, che ha visto per chi stava nel mercato tutelato gli aumenti vertiginosi che tutti abbiamo sopportato, ebbene, chi aveva già scelto il libero mercato e aveva stipulato un contratto con prezzo fisso è stato, come dire, riparato da quel contratto, perché non ha subito tutti gli aumenti che invece l'autorità dell'energia, l'ARERA, ha applicato per coloro che stavano nel mercato tutelato. Quindi il mercato libero non va demonizzato. Prova ne sia che oggi, come oggi, il 60% degli italiani ha già optato per il mercato libero. Da domani 12 ottobre parte in tutta la regione Marche la campagna di vaccinazione anti-influenzale, nella quale sarà consentita anche la somministrazione congiunta del vaccino anti-Covid. Le categorie per le quali le due vaccinazioni sono raccomandate sono infatti quasi sovrapponibili: le persone di pari età o superiore a 60 anni, i soggetti fragili, gli ospiti delle strutture per anziani, le donne in gravidanza e gli operatori sanitari. Gli adulti possono vaccinarsi su appuntamento presso i medici di medicina generale, le farmacie che aderiscono alla campagna e i servizi vaccinali delle aziende sanitarie territoriali. I bambini potranno invece vaccinarsi dai pediatri e presso i servizi vaccinali, ma non nelle farmacie. Il porto di Pesaro sta per vedere progettata un'opera infrastrutturale attesa da anni. Si tratta della vasca di Colmata, che diventerà una sorta di deposito di fanghi e sedimenti per i vari porti marchigiani. Una scelta reputata sbagliata dal consigliere regionale Andrea Biancani, che è intervenuto ai nostri microfoni. L'autorità portuale ha annunciato di aver avviato la progettazione per quanto riguarda la nuova cassa di Colmata al porto di Pesaro e che avvierà anche i sondaggi per caratterizzare il terreno, quindi capire quelli che sono i fanghi, i sedimenti oggi presenti nel porto, quanti di questi dovranno andare all'interno della cassa di Colmata. E devo dire che dal mio punto di vista però attualmente la cassa di Colmata che è prevista nel porto di Pesaro dovrà servire per accogliere i fanghi, i depositi non solo del porto di Pesaro ma anche dei porti delle Marche. Io ritengo che questo sia un grave errore, che la cassa di Colmata che verrà realizzata nel porto di Pesaro debba essere dimensionata solo per accogliere i fanghi del porto di Pesaro, perché noi stiamo puntando sempre di più su un porto che sia in qualche modo turistico, che sia anche bello, e quindi oggi un porto sicuramente commerciale con tante barche di persone che lo fanno perché hanno piacere di andare in barca, quindi il diportismo, ma vogliamo sempre di più far sì che questo porto diventa appunto un porto turistico.
pensare a una cassa di colmata che a tutti gli effetti è una sorta di discarica dove vengono portati fanghi, aperta per anni perché dovrà accogliere appunto i sedimenti di diversi porti, secondo me è un errore. Affaccia su Baia Flaminia, affaccia sul Parco del San Bartolo, io penso che quindi sia importante chiarire che tipo di funzione avrà questa cassa di colmata, perché ritengo che debba accogliere appunto solamente i depositi provenienti dal porto di Pesaro. In questi mesi tanti di voi telespettatori ci avete segnalato qui alla nostra redazione di Rossini TV diversi casi di tombini intasati o otturati di fogliame e fango che rischiano di creare seri problemi in caso di allagamento. Nel prossimo servizio vedremo come da questa mattina Comune e Marche Multiservizi abbiano avviato un'operazione per intervenire proprio su questo problema. Comune di Pesaro e Marche Multiservizi rispondono alle tante segnalazioni di cittadini in merito a tombini intasati in vari quartieri della città, avviando da questa mattina le operazioni di pulitura delle caditoie otturate con mezzi autospurgo che favoriscono il deflusso delle acque meteoriche in vista dell'avanzare della stagione autunnale e di previsione di maltempo e di caduta foglie. Barbara Nanni, responsabile rete di Marche Multiservizi, ed Enzo Belloni, assessore all'operatività, hanno seguito la partenza dei lavori iniziata dal centro storico. Allora, in città abbiamo oltre 25.000 caditoie. Assieme a Marche Multiservizi stiamo coordinando un intervento su tutta la città. Sarà un intervento che si farà a step, quartiere per quartiere. Ovviamente se ci saranno situazioni di particolare criticità interverremo insomma nel più breve tempo possibile. Sono quelle tante operazioni che assieme, ripeto, a Marche Multiservizi stiamo portando avanti per rendere la città sempre più bella. Le note che state ascoltando sono quelle del primo appuntamento della 64esima stagione concertistica andata in scena ieri sera nel ritrovato palcoscenico del Teatro Rossini. Ad esibirsi l'Orchestra Filarmonica Marchigiana e il direttore artistico dell'Ente Concerti Federico Mondelci, per l'occasione nella duplice veste di direttore d'orchestra e sassofono solista. Mondelci ha portato il pubblico in uno straordinario viaggio musicale per immagini dedicato al cinema, alternando le celebri colonne sonore composte da Morricone e Rota alle musiche di Handel e Shostakovich. E restando in ambito musicale, da domani 20 ottobre il Conservatorio Rossini proporrà il Festival di Musica Antica con docenti e studenti che si esibiranno in 5 appuntamenti dedicati al repertorio rinascimentale e barocco, collocati nella Sala dei Marmi del Conservatorio e nelle sale del Museo Nazionale Rossini. Si comincia domani alle 17 al Conservatorio con un concerto dedicato alla polifonia italiana del 400. Domenica 15 ottobre sarà Stradomenica e per l'occasione Biblioteca Oliveriana e Panathlon organizzano 3 appuntamenti dal titolo In Cammino, spiritualità, storia, meditazione e sport. 3 tappe fra escursioni e cultura che porteranno alla conoscenza dell'area archeologica di Colombarone a partire dalle 9.45, del Museo Diocesano alle ore 16 e di 2 presentazioni di libri dedicati al tema del cammino che si terranno a Palazzo Almerici alle 17.30. E concludiamo il nostro telegiornale con una notizia di sport e con la VL che questa mattina in comune ha presentato un nuovo alleato imprenditoriale all'interno del consorzio Pesaro Basket. Vediamo chi è. Dopo Valentini Group e Utensil Centro, ecco la terza azienda del territorio che nel giro di un mese e mezzo entra a far parte del consorzio Pesaro Basket a supporto della VL. Si tratta del gruppo pesarese di costruzioni Edilti. VL e amministrazione comunale hanno oggi dato il benvenuto in municipio a quella che è la 31esima realtà imprenditoriale in ordine di tempo a entrare a far parte del consorzio. È la terza azienda di 6 nuove aziende che entrano nel consorzio. È un'azienda di costruzioni che non era presente fra le aziende attuali del consorzio, che aderisce, mi sembra in modo molto convinto, le motivazioni che ha portato
sono le seguenti, e cioè lui si sente in quanto pesarese di aderire a un progetto che condivide e che secondo lui deve continuare a crescere. Quindi è una bella motivazione che ci fa ben sperare anche per il futuro. Siamo un'azienda pesarese che opera nel settore da oltre 20 anni e facciamo un po' di tutto, quindi residenziale, commerciale, piuttosto che industriale, impianti tecnologici come impianti di carburanti e un po' l'edilizia a 360 gradi. Diciamo che noi siamo venuti a conoscenza di questo progetto sia l'anno scorso, perché non siamo entrati nel consorzio, però abbiamo sponsorizzato, diciamo, la VL. Quest'anno, parlando appunto con Franco e con Ario, mi hanno illustrato le intenzioni, il progetto, anche gli obiettivi che si sono posti poi per quest'anno, e devo dire che ci hanno un po' conquistato e quindi abbiamo deciso di entrare nel consorzio Pesaro Basket. E allora davvero complimenti a questo nuovo consorziato della Carpegna Prosciutto Basket. E invece adesso restate con noi su Rossini TV, perché subito dopo questa prima edizione, quindi alle 20, vi daremo la nostra vetrina della fiera che è iniziata a Rimini, il TTG Eventi, dove abbiamo catturato tante interviste estratte e prese dal padiglione appunto della Regione Marche. Subito dopo questo appuntamento, il nuovo programma La Finanza è per Tutti, appunto queste pillole di educazione finanziaria che poi trovate anche nelle repliche che vedete in sovrimpressione. Seguitelo perché veramente vi daranno dei consigli utilissimi. E poi alle 21:20 in prima serata vi mostriamo quella che è stata la prima giornata di Cantiano Fiera Cavalli. Vi ricordiamo che domenica 15 ottobre ci sarà la seconda giornata di questo bellissimo evento. E da Cantiano ci spostiamo a Sant'Angelo in Vado, perché vi raccontiamo anche in questo caso quella che è la nuova edizione della Mostra Nazionale del Tartufo Bianco. Anche in questo caso questa sera potrete vedere delle anticipazioni e poi potrete andare a visitare questa fiera appunto per tutto quasi il mese di ottobre fino al 22. E poi alle 22 di questa sera vi trasmetteremo la partita integrale di Pesaro Rugby contro Petrarca Rugby. Domani mattina vi aspetto alla rassegna stampa in diretta alle 7:20 sul canale 80 e anche sulla nostra pagina Facebook. Grazie per essere stati con noi, buona serata.